Vale tanto perché comunque affrontavamo un'ottima un squadra e eravamo partiti subito alla grande, poi a mio avviso due, due episodi perché comunque il primo gol è venuto su un rimpallo, un tiro fuori, un'altra deviata, se no Fiorillo l'avrebbe presa penso, ora non ho rivisto il replay ma ad occhio così dal campo eh, pensavo che, si pensava insomma, che, che ci arrivasse, ecco, poi la riguarderemo con calma. E lo stesso secondo gol potevamo far meglio sul rilancio lungo del portiere e abbiamo chiuso così il, il primo tempo poi il secondo tempo secondo me c'è stata solo una squadra al di là di, al di, là di tutto de, del miracolo di, di Vincenzo il, ne, nel recupero che ha fatto una parata strepitosa e gli va dato atto ecco, di, di questo pareggio perché veramente ha fatto una parata eccezionale però è anche vero che a parte il, il gol in fuorigioco che, che hanno fatto, c'è stato secondo me un 3-4 ripartenze abbastanza importanti da parte nostra nel secondo tempo e quindi sicuramente ci è mancato il, il gol del 3-2.